La Banca Centrale Europea e l'Eurosistema, in sintesi. Questa è Sara. Sara sta viaggiando attraverso l'Europa. Trova comodissimo fare acquisti con l'euro in molti posti diversi senza dover cambiare valuta. Ed è facile per lei confrontare i prezzi fra paesi diversi. Sara si chiede chi si occupi dell'euro. Questo è il lavoro della Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, e delle banche centrali dei paesi che usano l'euro. Insieme formano l'Eurosistema. Il compito principale dell'Eurosistema è definire e attuare la politica monetaria per l'area dell'euro. Ciò significa preservare la stabilità dei prezzi, in altre parole, mantenere l'inflazione su livelli inferiori, ma prossimi al 2% nel medio periodo. Ma questa cosa ha a che fare con Sara? Se l'inflazione è elevata, i prezzi aumentano rapidamente e nel tempo Sara non potrà ottenere la stessa quantità di beni e servizi per lo stesso ammontare di denaro. Quindi l'Eurosistema si dà molto da fare per assicurare che i prezzi restino stabili. A questo scopo dispone di una serie di strumenti convenzionali di politica monetaria. Il più importante sono le decisioni sui tassi di interesse di riferimento, che influenzano l'economia e il livello dei prezzi nell'area dell'euro. Durante la crisi, inoltre, l'Eurosistema ha temporaneamente adottato misure aggiuntive per sostenere il funzionamento dell'area dell'euro. Nell'Eurosistema importanti decisioni sono assunte dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea. Questo organo è composto da governatori delle banche centrali nazionali di tutti i paesi dell'area dell'euro e dai membri del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea. Ma i membri del Consiglio Direttivo non rappresentano ciascuno il proprio paese. Votano in piena indipendenza nell'interesse dell'intera area dell'euro. Le decisioni sono assunte collegialmente e ogni membro dispone di un voto. Quindi il presidente della Banca Centrale Europea non decide da solo. L'Eurosistema svolge anche altri compiti. Ad esempio, assicura il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, rendendo più veloci, sicuri e facili in Europa i pagamenti in euro con strumenti alternativi al contante. Detiene e gestisce le riserve ufficiali in valuta estera e altre attività. Raccoglie e compila un'ampia gamma di statistiche. E la Banca Centrale Europea ha anche la competenza di autorizzare l'emissione delle banconote in euro, alcune delle quali arriveranno nelle tasche di Sara. Sara prosegue quindi il suo viaggio in Europa con le idee più chiare su cosa e chi ci sia dietro le quinte dell'euro e capisce meglio come la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali influenzino in qualsiasi parte dell'area dell'euro la vita delle persone che vi abitano, studiano, viaggiano o lavorano.